Ah sì, ok. Grazie. Allora, procediamo con l'appello. Gavazza? Presente. Pelle? Presente. Zaniolo? Presente. Vallesio? Sì. Langellotto? Sì. Leonardo? Presente. Audisio? Assente giustificato. Facchinello? Assente giustificato. Oggero? Presente. Mazzetto? Assente giustificato. Sì. Atto è? Presente. Diamo atto che è presente anche l'assessore Vai. Sono presenti 8 componenti su 11. Ok, prego. Ok, allora possiamo aprire questa seduta del Consiglio Comunale del 2 luglio 2018. Partiamo col primo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione dei verbali adottati nelle sedute consigliari precedenti. In particolare abbiamo la delibera numero 26, approvazione dei verbali adottati nella seduta consigliare precedente, numero 27, comunicazione e deliberazione adottata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 175,5 bis, lettera D del decreto legislativo 267/2000, numero 28, principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, allegato 4.3 al decreto legislativo numero 118 del 2011, articolazione del patrimonio netto secondo quanto stabilito dal decreto legislativo numero 118 del 2011, al fine di procedere alla riclassificazione dello stato patrimoniale 31/12/2016, 1 gennaio 2017. La numero 29, approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2017. Numero 30, adesione all'Assemblea UNESCO, riserva della biosfera Collina Po, programma Mend and Biosphere di UNESCO ed approvazione del protocollo d'intesa per la sua gestione. Numero 31, approvazione appello libertà e democrazia per l'Iran. Numero 32, regolamento comunale per l'attuazione del regolamento dell'Unione Europea 2016 numero 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, approvazione. Numero 33, estinzione anticipata dei mutui. Quindi se non ci sono osservazioni sui verbali delle sedute precedenti li porrei in votazione. Okay, poniamo in votazione per alzata di mano, chi è favorevole? Chi è contrario? È astenuto? Presenti 8, contanti 7, astenuto 1. Il consiglio approva. Leggero. Passiamo al punto numero 2, ratifica della deliberazione adottata dalla Giunta Comunale numero 55 del 19/5/2018, avente ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2018-2020, articolo 175,4 del decreto legislativo 267/2000. Il Consiglio Comunale, vista la propria deliberazione numero 14 del 29 marzo 2018 avente ad oggetto documentazione di programmazione finanziaria, aggiornamento del documento unico di programmazione 2018-2020, approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 ed allegati di legge, vista la deliberazione di Giunta Comunale numero 55 in data 19/5/2018 con la quale sono state approvate in via d'urgenza variazione al bilancio di previsione 2018-2020, ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267/2000, riconosciuti i requisiti d'urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale, stante la necessità di inviare la Cassa Depositi Prestiti entro il 31 maggio 2018, insieme alla deliberazione del Consiglio Comunale la richiesta di estinzione anticipata di numero 5 posizioni debitorie,
verificato il permanere degli equilibri di bilancio sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile, in particolare degli articoli 162,6 e 193 del decreto legislativo 267/2000, preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 267/2000 e dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'articolo 239,1 lettera B del decreto 267/2000. Rilevata la regolarità della procedura seguita e il rispetto del termine di decadenza per la prescritta ratifica, così come disposto dall'articolo 175,4 del decreto legislativo 267/2000, ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione della Giunta Comunale numero 55 in data 19/5/2018, avente ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2018-2020, articolo 175,4 del decreto legislativo, visti gli articoli di riferimento, si propone di ratificare, ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto 267/2000, la deliberazione di Giunta Comunale numero 55 in data 19/5/2018, avente ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2018-2020, articolo 175,4 del decreto legislativo 267/2000, e di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere Comunale. Quindi la delibera di fatto prende atto di una deliberazione della Giunta Comunale adottata d'urgenza, che è la conseguenza della delibera che avevamo assunto nel Consiglio precedente di estinzione dei mutui. Lascio però anche la parola al Sindaco Andrea Gavazza, che ve la illustra un pochino più nel merito. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, come ha esposto la Presidente, qua andiamo solo a ratificare una delibera di giunta, la numero 55 del 19 maggio, che abbiamo, il cui argomento è già stato trattato poi all'interno del Consiglio Comunale del 30 di maggio. Come sapete abbiamo attivato la procedura di estinzione mutui. L'aggiornamento che possiamo dare è che il 15 giugno la Cassa Depositi e Prestiti ha accettato la nostra richiesta e sono già stati emessi i mandati di pagamento, appunto versati alla Cassa Depositi e Prestiti. Il giorno successivo al Consiglio Comunale è stata trasmessa appunto la richiesta e il 15 giugno è stata accettata dalla Cassa Depositi e Prestiti. Quindi, come abbiamo già argomentato durante il Consiglio Comunale passato, il prossimo bilancio sarà sgravato da questa parte di quota mutui che siamo riusciti a estinguere con questa operazione. Grazie. Ci sono interventi in merito? Prego, consigliera D'Alto. Buonasera. Allora, nella stampa del repertorio mutui sono evidenziati due mutui relativi alla rete fognaria e poiché la rete fognaria, così come l'acquedotto, dovrebbero essere di gestione del consorzio dell'acquedotto del Monferrato, non è il gestore stesso a farsi capo del mutuo e quindi eventualmente a ribaltare i mutui sulle il costo del mutuo su ogni singola bolletta del contribuente, quindi non riusciamo a capire come si faccia ad estinguere un mutuo che in realtà è gestito dal consorzio, ma non dal comune. Ha verificato anche l'anno in cui è stato acceso quel mutuo? 99 e 2006. E 2006. Se questo mutuo è intestato al Comune di Cavagnolo e lo pagava il Comune di Cavagnolo, immagino che ci fosse stato un accordo tra l'amministrazione di allora e il consorzio per l'estensione della rete fognaria e per appunto il pagamento della rata intestata al nostro ente. Quindi dovremmo andarlo a verificare, questo è un buon quesito, e capire se i sindaci 99-2006. Quindi Corsato e 2006, sono un po'. Vabbè, comunque sia, andiamo a verificare, ma è una delucidazione che potremmo andare appunto ad approfondire. Sì. Grazie. Prego. Ci sono altri interventi? Sono una dichiarazione di voto da parte nostra, ci starà l'estensione. Altri interventi?
Allora, poniamo in votazione la delibera. Chi esprime parere favorevole alla delibera? Alzi la mano. Parere contrario? E astenuti? Il consiglio approva. Favorevoli 6. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, ratifica della deliberazione adottata dalla Giunta Comunale numero 62 del 5 giugno 2018, avente ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2018-2020, articolo 175,4 del decreto legislativo 267-2000. La delibera ovviamente è adottata ai sensi dei medesimi articoli, quindi sempre una ratifica di quanto adottato a livello di giunta comunale. Quindi la premessa praticamente è la medesima. In questo caso, al punto 3 della premessa si specifica che riconosciuti i requisiti di urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale, stante l'esigenza di provvedere all'affidamento del servizio predisposizione atti tecnici propedeutici alla richiesta di autorizzazione idraulica per lavoro urgente nel rio Trencavenna, verificato il permanere degli equilibri di bilancio, preso atto che le variazioni adottate dalla Giunta Comunale, per le variazioni è stato acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione, rilevata la regolarità della procedura e rispetto del termine di decadenza per la prescritta ratifica, ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della delibera di Giunta Comunale numero 62 in data 5/6/2018, avente ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2018-2020, articolo 175,4 decreto legislativo 267-2000, propone di ratificare, ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267-2000, la deliberazione di giunta comunale numero 62, in data 5/6/2018, avente ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2018-2020, articolo 175,4 del decreto legislativo 267-2000, e di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale. Quindi di fatto la procedura è la stessa, sempre una delibera di approvazione di una delibera di giunta comunale adottata con la procedura d'urgenza, cambiano le motivazioni in quanto questa delibera è stata adottata proprio per far fronte ai lavori del rio Trencavenna. Passo comunque la parola al sindaco per l'illustrazione più puntuale. Al sindaco. Grazie Presidente. Come giustamente già citato, si ratifica la delibera di giunta numero 62 del 5 giugno. La giunta comunale ha affidato appunto questo servizio di predisposizione atti tecnici, con cui poi il tecnico comunale ha dato l'incarico alla ditta appunto incaricata, che ha realizzato tutto il progetto per il disalveo del rio Trencavenna, progetto di circa 2.000 euro, 1.926,33 euro. Con questo progetto qua si prevede il disalveo del rio, che è un'opera idraulica molto importante che entra all'interno di un cronoprogramma impostato già dalla precedente amministrazione. Lo stiamo adesso realizzando, è già stato rimosso il guado sul lato del comune di Brusasco. Adesso col progetto di disalveo si manderà il tutto alle opere pubbliche, con cui abbiamo fatto un incontro appunto presieduto dall'architetto Tealdi, direttore delle opere pubbliche, Corso Bolzano Torino, e con questo progetto chiederemo anche delle risorse aggiuntive, oltre a quelle già stanziate da Regione Piemonte, per poter realizzare i lavori di disalveo del tratto critico del rio Trencavenna, di fronte praticamente all'area ATC. Ma non solo all'area TC, si andrà fino al ponticello e a monte si provvederà anche a rimuovere la pianta che crea quella curva vicino al muro di incontenimento sulla villa, già in località brusaschese. Oltre a questo attendiamo anche che ATC faccia anche gli, i compiti a casa. Nello specifico installi la valvola di non ritorno sul tubo di scarico che dà sul cortile e realizzi il parapetto pieno in sostituzione della ringhiera che attualmente protegge il cortile.
questo combinato disposto di interventi, ci auguriamo, potrà essere sì, risolutivo del problema di grande criticità idraulica, che non solo idraulica, anche di protezione civile, che abbiamo sul territorio del comune di Cavagnolo. Uno dei punti più critici, indubbiamente quella è una zona in cui non si sarebbe dovuto probabilmente neanche costruire, e ora però cerchiamo di realizzare opere che consentano di garantire una sicurezza e un'incolumità agli abitanti e alle loro proprietà in caso di calamità naturali come quelle che sappiamo interessano purtroppo il nostro territorio, non solo quello delle bombe d'acqua che creano questa grande portata d'acqua improvvisa, e ovviamente c'è bisogno di opere che fungano da contenimento a questi fenomeni che sono difficilmente contenibili. Ah, vabbè, già che ci sono, abbiamo fatto molti sopralluoghi negli ultimi 6 mesi con ATC, anche col presidente, col vicepresidente di ATC stesso, quindi ringrazio anche l'onorevole Giacometto che mi ha portato il vicepresidente, e ringrazio anche chi mi ha portato il presidente, ma li avevo contatti diretti, quindi abbiamo sicuramente delle interlocuzioni avanzate ad alto livello per poter riuscire, speriamo, a risolvere questa criticità molto importante su una situazione e un'area densamente abitata delle case popolari appunto di Cavagnolo. Grazie. Grazie per l'illustrazione, ci sono interventi sul punto? Prego, consigliere Ruggero. Sì, grazie. Dunque, qui parliamo dell'inizio del 2017, forse anche prima, dovuto ai vari esondazioni, si era interpellato la Regione Piemonte per cercare di trovare una soluzione sul rio Trincavenna. Mi sembra che la Regione Piemonte avessero poi messo a bilancio una somma di 20.000 euro per il progetto, lo studio di fattibilità idraulica per tutto il tratto che parte dal villaggio Maddalena fino alla foce. È stato assegnato questo lavoro a un ufficio di Crescentino, ha presentato questo progetto e adesso ci chiediamo: questi ulteriori soldi sono stati richiesti l'autorizzazione alla Regione Piemonte per poter essere utilizzati? Prima domanda. Secondo, lo studio che era stato fatto è propedeutico già all'esecuzione dei lavori, quindi non solo il tratto un po' prima e un po' dopo delle case ATC, ma dovrebbe essere su tutto l'alveo come aveva chiesto la Regione Piemonte, perché da sono le domande. Grazie. Ci sono altre domande sul punto? No? Allora la parola al sindaco per... Grazie. Allora, come giustamente ha citato il capogruppo Oggero, abbiamo stanziato appunto una cifra intorno ai 10.000 euro per lo studio idraulico su tutto il tratto, che è stato propedeutico a capire le criticità del rio, e si sono evidenziate alcune criticità, non tutte, ma alcune più ovviamente degne di nota e su cui c'è da intervenire con somma urgenza. Questo studio qua è per prevedere il disalveo, quindi con un capitolato e un computo del materiale che dovrà anche essere movimentato, le attrezzature, i vari macchinari e tutto, per poter affidare il lavoro a una ditta specializzata per poter poi effettivamente lavorarci sopra. Diciamo che il primo è un elaborato tecnico grafico che serve a capire dove sono i punti di criticità. Questo è un incarico appunto di predisposizione degli atti tecnici proprio propedeutico all'intervento. Come dicevamo, circa 2.000 euro, adesso con questo studio qua andiamo anche a quantificare quanto andremo a spendere. Se siamo rimasti anche d'accordo con le opere pubbliche, se arriverà a superare la cifra dei 20.000 euro complessivi, confidiamo che la Regione ci possa comunque consentire di sforare dei 20.000 euro concessi, in modo tale da poter finanziare anche l'intervento
effettivo di rimozione dell'alveo, di disalveo, appunto, come previsto da progetto. Serve appunto il progetto esecutivo, diciamo che prima è un preliminare sul tutto il tratto, ovviamente con tutti i rilievi fatti anche in loco, con tutto il elaborato grafico che è stato utile, anche la discussione che abbiamo avuto alle opere pubbliche. Ora, ripeto, presentato e discusso quell'elaborato grafico alla presenza anche del geologo nuovo che è stato incaricato di eseguire questo lavoro qua e ha realizzato, adesso, ripeto, potevamo procedere con l'intervento esecutivo. Serve però ovviamente anche un incarico che specifichi bene che cosa devo fare e anche il computo economico dell'intervento che i nostri uffici non potevano produrre perché non avevano le competenze per poter entrare nel merito tecnico a riguardo di questo progetto. Quindi abbiamo dato un ulteriore incarico per l'elaborato, come dice appunto, propedeutico all'autorizzazione idraulica eccetera dei lavori. Questo è. Confidiamo appunto che poi, ricevuto il progetto e verificato quanto ci verrà poi eventualmente a costare, sarà poi appunto possibile chiedere anche un'autorizzazione alla Regione Piemonte per eventuali ulteriori risorse necessarie. Altre domande di fatto su questo? No. Grazie per l'intervento. Ci sono altri interventi su questa delibera? No. Allora poniamo in votazione per alzata di mano. Chi esprime parere favorevole? Chi esprime parere contrario? Astenuti? Il consiglio approva. Passiamo al punto numero 4 dell'ordine del giorno, approvazione convenzione per la gestione del servizio di segreteria tra i comuni di Volpiano e Cavagnolo. Se siete d'accordo passerei direttamente al dispositivo, visto che la delibera, insomma, la premessa è generica, fa riferimento al decreto 267 del 2000, alla normativa in generale per quanto riguarda l'albo dei segretari. Si propone con questa deliberazione di approvare la costituzione della segreteria comunale in forma associata tra i comuni di Cavagnolo e Volpiano, individuando quest'ultimo come comune capoconvenzione e la relativa convenzione è composta da numero 8 articoli che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, di dare mandato al sindaco per la sottoscrizione della citata convenzione, di dare atto che la costituzione della segreteria convenzionata avrà decorrenza solo a seguito della presa d'atto della costituzione della nuova convenzione fra i comuni di Volpiano e Cavagnolo da parte della competente prefettura, ufficio territoriale del governo di Torino, gestione albo dei segretari comunali e provinciali, sezione regionale del Piemonte e dell'accettazione del segretario, di demandare al responsabile del servizio interessato l'invio del presente atto al comune di Volpiano, nonché alla prefettura, ufficio territoriale del governo di Torino, gestione albo dei segretari comunali e provinciali, sezione regionale del Piemonte per gli adempimenti di propria competenza. In allegato c'è il testo della convenzione, volete che ne dia lettura oppure l'avete già vista, va bene così? L'abbiamo già vista. Sostanzialmente si prevede, diciamo, di disciplinare quelli che saranno i rapporti tra il comune di Cavagnolo e il comune di Volpiano in merito alla gestione della segreteria, quindi ovviamente ringraziamo il dottor De Vecchi che ha dato la disponibilità e anche il sindaco di Volpiano De Zuanne che, insomma, firmerà la convenzione. La convenzione prevede ovviamente il rapporto tra le parti, il capo convenzione sarà il comune di Volpiano, il comune di Cavagnolo quindi gestirà per quanto di competenza il trasferimento di quanto dovuto nella misura del 35% e poi la restante parte del rapporto di lavoro viene organizzato e gestito totalmente dal comune di Volpiano. La durata è di 5 anni al momento, salvo ovviamente diversa decisione delle parti, il tutto subordinato all'accettazione del segretario comunale che però diciamo che ormai non può più tirarsi indietro e lo ringraziamo per questo. E lascio comunque la parola al sindaco che sicuramente vuole dire due parole in merito. Grazie,
Allora, io vedevo in questo Consiglio Comunale, nell'approvazione di una delibera di convenzione di segreteria, un miraggio lontano, perché vorrei che al Consiglio Comunale non sfuggesse l'importanza della funzione del segretario e la necessità anche di consolidare la pianta organica del nostro ente con una figura che ovviamente potesse offrire la sua competenza amministrativa nella gestione, perché il segretario è il capo del personale. Io sono il datore di lavoro e il segretario è il capo del personale, e, ma non solo per questo, per tante altre missioni il segretario è una figura davvero importante e in ausilio e a supporto dell'amministrazione comunale, e quindi quando viene meno magari ce la si fa lo stesso, come ritengo l'abbiamo fatto finora, però si fa un po' più di fatica. E quindi dopo un po' di mesi appunto in cui abbiamo avuto, come sapete, il supporto del dottor Musso, che colgo anche l'occasione per ringraziare, se mai sentirà questo audio, e poi appunto la ricerca di una figura di segretario ci ha portato ad avere vari colloqui, vari incontri, ma devo dire che cercavo, perché questa è una nomina, è un'individuazione che spetta direttamente al sindaco, che poi ovviamente propone al Consiglio Comunale la convenzione, ma lo sceglie sottoscritto, almeno finché faccio finché ho questo ruolo. Ebbene, io cercavo un profilo di questo tipo qua, quindi una persona pacata, una persona competente, una persona che sapesse relazionarsi, disponibile, che ovviamente potesse entrare anche nei meccanismi forse fin troppo sodati di questo ente per guardarli, quindi osservare, dedurre e agire, che è un percorso secondo me molto importante, strategico ed efficace. Il dottor De Vecchi appunto mi pare proprio una persona che osserva, deduce e agisce, quindi magari non interviene in maniera improvvisa, per fortuna, ma quando lo fa dopo che ovviamente ha avuto modo di elaborare le varie soluzioni e soprattutto ha osservato le varie dinamiche, i vari processi. Non voglio farla troppo lunga, però voglio anche informare il Consiglio che avere un segretario a scavalco è una cosa, avere il segretario in convenzione un'altra. Voi segretari in Consiglio li avete sempre visti, perché senza segretario il Consiglio Comunale non si fa, ma un segretario che poi opera in modo continuativo e presente all'interno del municipio è un'altra cosa. Scavalco è un periodo infatti straordinario, il prefetto autorizza fino a un certo punto, dopodiché appunto si va verso la convenzione. Devo dire che appunto tra l'altro il dottor De Vecchi è anche un segretario di categoria B, quindi adesso non per lodarlo eccessivamente, anche perché è qui presente, però è davvero un segretario di livello che viene a fare servizio a Cavagnolo, è una gran cosa. Tra l'altro, ulteriore punto secondo me a lode il fatto che tra l'altro dovremmo essere all'altezza di una sostituzione importante, perché è uscito dalla convenzione appunto il comune di Val della Torre, che ha dato grandi soddisfazioni e problemi, diciamo, al dottor De Vecchi. Saremo sicuramente all'altezza, ce la mettiamo tutta, io per primo, per creargli un clima e una situazione in cui possa anche dare soddisfazione al suo operato in questo territorio, tra l'altro un territorio che sta imparando a conoscere nelle sue peculiarità anche gastronomiche, no, ma anche culturali, quindi è una persona curiosa e interessata che sicuramente potrà trovare su questo territorio appunto un perché in cui appunto sviluppare il suo percorso professionale, che tra l'altro l'ha portato anche ad aggiornarsi e ha finito un percorso a Roma, diciamo anche questo. Quindi è un segretario che non sta fermo, ma tende anche all'aggiornamento costante e continuo. Come vi dicevo, convenzione è diversa dallo scavalco, convenzione è molto meglio. Il Comune di Cavagnolo ha sempre avuto segretari in convenzione, forse anche tanto, nel senso che un ente come il nostro appunto ha avuto un segretario anche a cui si assommavano tanti compiti
che in genere vengono demandati ai dipendenti, agli uffici. Talmente tanto disponibile la dottoressa Gambino, che tra l'altro colgo l'occasione per ringraziare ancora, ma con cui tra l'altro il confronto c'è ancora, perché ovviamente anche con Verolengo, sapete, abbiamo molte relazioni. Ebbene, abbiamo adesso un segretario che ovviamente deve far girare e giocare bene la macchina, e non la macchina che addossa sul segretario tanti compiti che non vogliono essere fatti, come magari purtroppo capitava in precedenza. Entro nel punto, quindi la convenzione vuol dire che il segretario avrà un orario in cui dovrà garantire una presenza su questo comune. Abbiamo convenuto, tra l'altro non in modo, allora ve lo dico in modo chiaro, noi abbiamo un segretario al 35%, che è una quota di tutto rispetto per un comune come il nostro, comporta circa 3 mezze giornate, che mi ha garantito appunto il dottor De Vecchi. Io ho avuto un confronto con i nostri dirigenti, non sono tanti i dirigenti del nostro comune, sono 2, quindi facilmente individuabili, e ho cercato di capire anche con loro quando era meglio appunto avere il segretario. Direi che all'inizio e alla fine della settimana è utile, sicuramente un momento in cui poter incontrare la giunta è molto utile, quindi in questo caso è sabato mattina, e poi anche un momento in cui con gli uffici chiusi possa anche interloquire e lavorare insieme ai dirigenti presenti, e quindi anche il martedì pomeriggio, oltre che il martedì mattina. Quindi lui ci sarà martedì tutto il giorno in Comune Cavagnolo e sabato mattina presente. Non vi dico che prima di entrare in consiglio, però per esempio io ho già prospettato una riunione eccezionale, quindi la conferenza di sindaci convocata dal sindaco di Verolengo per avviare la convenzione di polizia locale, che l'invito è esteso anche ai segretari comunali oltre che ai sindaci. Il dottor De Vecchi appunto vedrà la gente e mi ha detto che se riesce farà in modo di essere presente, quindi vuol dire che non farà proprio solo il compitino prestabilito, quindi le 3 mezze giornate, ma se serve garantirà anche una disponibilità oltre. La finisco qua per augurare però un buon lavoro al dottor De Vecchi. È partita anche la musica, come sentite, questo è un momento anche molto film. Dai, adesso ha partito tutto davvero. Grazie dottore per aver accettato la nostra proposta, e mi auguro davvero che la sua permanenza a Cavagnolo possa essere ricca di soddisfazioni per lei, ma soprattutto per il nostro ente, che ha bisogno di continuare a crescere. Grazie. Ringrazio il sindaco. Ci sono interventi sul punto? Consigliera D'Altoè, prego. Allora, premesso comunque il nostro parere assolutamente favorevole a questa convenzione, il sindaco ha già risposto a quella che doveva essere un chiarimento che volevo chiedere appunto riguardo agli orari e ai giorni di presenza, perché in questa convenzione, soprattutto nell'articolo 4, era citata una presenza da definire molto flessibile, e quindi ci chiedevamo appunto se saranno istituiti comunque orari e giorni, proprio per garantire anche al pubblico una presenza che è importante ed è giusto dare e comunicare. Tutto qua. Grazie. Grazie consigliera D'Altoè. Ci sono altri interventi. Capogruppo Pelle, prego. Sì, a nome del gruppo consigliare volevo solo rafforzare questo augurio di buon lavoro. Abbiamo avuto modo, insomma, di in quest'ultimo periodo anche di appurare la sua collaborazione, la sua competenza, però adesso, dottor De Vecchi, buon inizio formale. Passo la parola al dottor De Vecchi. Mi corre l'obbligo e il piacere di ringraziare tutti. La presentazione del sindaco crea delle aspettative che spero di poter soddisfare. E ogni incarico nuovo al fuori di retorica è comunque una sfida importante, e quindi mi sento molto, molto impegnato in questo. Per quel che riguarda la presenza, sì, la convenzione lascia necessariamente un po' di spazio, perché significherebbe
dedurre in convenzione rigidamente l'orario, dover tornare poi in consiglio quando a volte per una mezza giornata, a seconda delle necessità, si deve cambiare. Giustamente però bisogna dare conto del quantum e del quando. Abbiamo stabilito così. Io devo anche necessariamente armonizzare la mia presenza con quella del comune principale. Aggiungo che nel reticolo, diciamo così, nel palinsesto settimanale, mi restano due mezze giornate, dico libere tra virgolette, perché poi si riempiono sempre comunque di cose. E in questo spazio, così come nella possibilità di cambiare al momento per la necessità, io ho da sempre giocato molto del mio tempo lavoro, perché quando verrà convocata una conferenza dei servizi qui il giovedì, io cercherò di esserci se non ci sono impegni altrettanto improrogabili dall'altra parte, ed è sempre stato così. E quindi dal punto di vista della disponibilità del tempo, almeno su questo io mi sento di garantire. Per quel che riguarda il pubblico, diciamo che da una parte io qui partirò con una responsabilità di servizio sicuramente, che ho già, ho già avuto in via interinale con la reggenza, sicuramente in ogni ipotesi di aggiustamenti che eventualmente ci fossero l'avrei comunque, quindi mi correrà anche la necessità di ricevere il pubblico per la specifica competenza e poi per argomenti di carattere generale. Ma da questo punto di vista inevitabilmente si dovrà ricorrere con più facilità all'appuntamento per quel che riguarda la mia disponibilità nei confronti del pubblico, proprio perché io ho un'attività che è relativamente di front office, non mi sono mai nascosto da questo punto di vista, anzi se c'è da affrontare le questioni col pubblico, anzi è meglio e più diretto ed è tanto di guadagnato, però fatalmente sarà più facile che mi si cerchi per una necessità specifica, soprattutto quando si parla con i professionisti con problemi di natura di quel tipo, si prende appuntamento più facilmente. Grazie signori. Grazie a lei. Allora, nel dare il benvenuto ufficiale al dottor De Vecchi, pongo in votazione intervento del consigliere Ruggero, prego. Sì, grazie. La nostra richiesta era solo ok per questa flessibilità, ma di avere una assicurazione minima, non so, il sabato mattina siamo sicuri che lo troviamo sempre, quindi se c'è qualche cosa da chiedere sicuramente c'è. Solo quella è la nostra. Non ora per ora, quando c'è. Una presenza minima, 4 ore, 3 ore, sì. Delle 15-16, non so. 4. Ok, grazie. E Ruggero, poniamo quindi in votazione se non ci sono altri interventi. Okay, per alzata di mano, chi esprime parere favorevole? All'unanimità il Consiglio approva. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Parere favorevole? Che immediata eseguibilità? Punto 5 all'ordine del giorno, rettifica, deliberazione del Consiglio Comunale numero 29 del 30 maggio 2018, approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2017. Un attimo. La delibera è molto lunga, se chiedo soprattutto al capogruppo Gero d'accordo, leggerei la prima parte della premessa e il dispositivo, vi va bene? Un sunto di quello che sì. vuole dire. Esatto, credo che la prima parte e poi il considerato finale sia insomma la parte rilevante. Allora, richiamate integralmente le seguenti deliberazioni. La deliberazione del Consiglio Comunale numero 29, in data 30 maggio 2018, con la quale l'ente ha provveduto all'approvazione del rendiconto di gestione 2017. La deliberazione della Giunta Comunale numero 71, in data 27 giugno 2018, con la quale si è proceduto alla revisione del riaccertamento ordinario dei residui e dalla conseguente variazione di esigibilità a correzione di un errore procedurale nelle fasi di gestione degli impegni.
rilevato come nello specifico tale necessità derivi dalla reiscrizione dell'impegno di spesa del quadro economico relativo alla realizzazione della rotatoria sulla strada provinciale numero 529 per un importo di euro 148.108,10 centesimi. Quindi si propone di rettificare e riapprovare, a seguito della revisione del riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 227,2 del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 18,1 al lettera B del decreto legislativo 118/2011, il rendiconto della gestione relativa all'esercizio finanziario 2017 redatto secondo lo schema allegato 10 e decreto legislativo 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati. Di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell'esercizio 2017, un risultato di amministrazione pari a euro 3.640.602,1 centesimo, di cui libero 2.761.488,7 centesimi, determinato come dal prospetto che segue. Di demandare a successivo provvedimento l'applicazione dell'avanzo di amministrazione al bilancio di previsione dell'esercizio in corso nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 187 o 188 del decreto legislativo 267/2000, di dare atto che il conto economico viene confermato e presenta un risultato di esercizio pari a euro meno 100.459,98, di dare atto che lo stato patrimoniale viene confermato e si chiude con un patrimonio netto di euro 7.529.296,6 centesimi, determinato come dalla tabella allegata, di dare copertura, come previsto dal principio contabile applicato alla continuità economico-patrimoniale, alla perdita dell'esercizio mediante le riserve scritte all'interno del patrimonio netto, di dare atto che al 31 dicembre dell'esercizio non esistono debiti fuori bilancio, di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno del 18/2/2013, risulta non deficitario, di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2017, come risulta dalla certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato in data 27 marzo 2018, di dare atto infine che entro 10 giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 16,26 del decreto legge 13 agosto 2011 numero 138, convertito con modificazioni dalla legge 148/2011 e dal decreto del Ministro dell'Interno 23 gennaio 2012, l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 2017 deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente, di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet in forma sintetica, aggregata e semplificata, al senso del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014 e modificato con decreto 29 aprile 2016. Quindi di fatto si tratta di una rettifica alla delibera 29 del 30 maggio che approvava il rendiconto della gestione, e per quanto riguarda le motivazioni per cui si deve procedere a questa rettifica, che di fatto ha un carattere tecnico, passo la parola al Sindaco che vi illustra nei dettagli. Grazie. Grazie Presidente. Allora, questa è una delibera importante perché andiamo a trovare soluzione a un problema contabile che abbiamo appurato e verificato, un problema che abbiamo sottoposto al parere ovviamente del revisore del conto, che ha approfondito il quanto gli è stato mandato a seguito della delibera di giunta con cui abbiamo riaccertato i residui. E da cosa è dovuto questo problema? Da un errore procedurale di cui il sottoscritto si assume completamente la responsabilità, perché tutti gli errori procedurali arrivano anche da situazioni gestionali difficili, e quindi ovviamente il sistema che adesso sovrintende e su cui viene gestito l'ufficio finanziario, abbiamo appurato, può creare e realizzare delle situazioni anche di errore. Quindi l'errore
mi ritengo comunque appunto responsabile in solido di quanto è stato evidenziato e ho chiesto a tutti i soggetti interessati alla gestione appunto amministrativa, tra cui anche il segretario, di sostenerci nella individuazione, dopo aver appurato il problema, della soluzione. La soluzione c'è, la soluzione la stiamo andando adesso a presentare al Consiglio, chiedo a tutto il Consiglio di ovviamente sostenerci nel risolvere questa soluzione, perché tra l'altro il rendiconto così corrisponde alla reale situazione economico-patrimoniale, quindi andiamo a verificarlo dopo appunto questo riaccertamento dei residui e quindi andiamo a equilibrare il tutto in modo tale che tra l'altro l'investimento su cui verte appunto questo impegno di spesa possa anche trovare conclusione, quindi indubbiamente da domani si riparte con tutto ciò che riguarda la gestione economica di questo impegno di spesa che tra l'altro si sta, come vedete, concretizzando e realizzando a pochi metri di distanza da questo municipio e quindi, ripeto, come sindaco mi prendo la responsabilità del fatto, mi prendo anche però la responsabilità di sottoporvi e proporvi una soluzione e quindi mi auguro che ci sia concordanza nel andare a riequilibrare appunto il tutto e andare avanti con la nostra attività amministrativa. La Presidente ha espresso bene tutto il percorso che ci porta fin qui, io richiamo solo alcuni punti che così ci servono a tirare le fila, tra l'altro proprio il verbale dell'organo di revisione, quindi non l'ho scritto io né la Giunta questo, non ho niente di parte, ma il revisore del conto che dice che appunto la Giunta Comunale con la delibera 43 del 28 aprile aveva disposto il riaccertamento ordinario, che poi appunto deve aver predisposto con il verbale del 18 maggio la relazione sulla proposta di deliberazione consigliare al rendiconto della gestione dello schema di rendiconto, questo prodotto dal revisore, il Consiglio Comunale aveva poi approvato il rendiconto, successivamente appunto appurato e verificato il problema, la Giunta come organo esecutivo ha proceduto a una revisione del riaccertamento ordinario dei residui al 31-12-2017 alla variazione di esigibilità e correzione di un errore procedurale verificatosi nella gestione degli impegni, che la suddetta necessità di revisione del riaccertamento ordinario dei residui deriva dalla reiscrizione dell'impegno di spesa del quadro economico relativo alla realizzazione della rotatoria sulla SP590 per un importo pari ad euro 148.108,10 con variazione nella quantificazione del fondo pluriennale vincolato. Prende atto della necessità di rimettere il parere. Ovviamente questo parere è stato poi dato e il parere è che, tenuto conto di quanto esposto, rilevato e proposto, si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2017. Quindi ovviamente questo è un parere fondamentale e quindi il revisore del conto ci dice che abbiamo operato in modo corretto con la rettifica di questo rendiconto. Cos'altro dirvi? Ovviamente questo residuo passivo, l'ho citato, di 148.000, va a modificare anche il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale, che era molto basso ed effettivamente evidente ora che riaccertando e impegnando questa cifra che non era stata appunto inserita, si passa da 50.248,85 euro, aggiungendo questo impegno di circa 150.000 arriviamo a 198.356,95 euro. Probabilmente, ma questo ce lo deciderà anche il segretario, questa è la motivazione di quelle cifre, di quei saldi, di quelle differenze negative e positive che creavano un po' di disorientamento in sede di rendiconto. Da cosa è composto? Due indennità di risultato del responsabile del servizio, refettorio, manutenzione impianto calcio, illuminazione, questo è quello che era stato impegnato oltre a questa cifra qua, quindi abbiamo questa cifra, quindi avevamo 45.000 euro di refettorio,
avevamo le due indennità di risultato per i due dirigenti che abbiamo, che sono di 1.650 euro per due, e poi la manutenzione dell'impianto da calcio e illuminazione che avevamo affidato appunto a fine anno e poi però pagato con l'anno nuovo, e questo era dentro il fondo pluriennale. Aggiungiamo appunto quanto previsto per la rotatoria. Appunto, questo è quanto accaduto e quanto andiamo a ratificare di quanto già riaccertato dalla Giunta Comunale. Grazie. Ringrazio il Sindaco per l'illustrazione. Ci sono interventi sul punto? Prego, consigliere Ruggero. Grazie Presidente. Premettiamo che noi ci siamo confrontati e non siamo in grado di dire se questa procedura sia corretta, sia... Però avendo il parere favorevole dal revisore dei conti e dal segretario, si spera che sia, una volta approvato, di andare a riapprovare il rendiconto 2017. Sì. E, come dichiarazione di voto, avendo avuto l'astensione nel approvare il rendiconto 2017, il nostro gruppo continua nell'astensione, perché se ci sono degli errori se ne fa carico l'amministrazione della maggioranza. Sindaco ha accennato al discorso della manutenzione degli impianti sportivi, ma questa manutenzione non dovrebbe essere in carico all'attuale gestore degli impianti, essendo che è una manutenzione ordinaria e non straordinaria? Questo è un altro dubbio che ci era venuto nei discorsi. Grazie. Grazie consigliere Ruggero. La parola al sindaco per la risposta. In questa delibera pensavo di rispondere a tutto su questo riaccertamento, meno che alla manutenzione degli impianti sportivi, però rispondo, considerando che appunto andiamo a appurare questo aspetto. È stato considerato manutenzione straordinaria perché è stata la manutenzione dell'impianto sui fari del campo da calcio stesso, che non sono mai stati sostituiti negli anni e che hanno portato anche la necessità di cestello e lavoro importante, tra l'altro seguito dall'assessore allo sport qui presente, quindi è stato valutato dal responsabile del servizio tecnico, perché non è il sindaco che valuta se una cosa è ordinaria o straordinaria, è il responsabile dell'ufficio tecnico che ovviamente indetermina, va a procedere in base a quanto ha a disposizione a bilancio, e ha ritenuto che quella sostituzione dei fari esterni del campo da calcio, stante l'eccezionalità appunto dell'intervento, perché non è come sostituire una lampadina banalmente, ma abbiamo proceduto a sostituire l'impianto luminoso di tutte le torre faro, e quindi è stato un intervento importante, che tra l'altro era assolutamente necessario, dato che quel nostro impianto sportivo viaggiava con 4 fari accesi su 6, forse, no, forse i numeri sono sbagliati, ma appunto c'erano parecchi fari spenti, ormai bruciati da anni, abbiamo proceduto e finalmente sono accesi. Anticipiamo che probabilmente si farà lo stesso intervento per il palazzetto dello sport, che anche il palazzetto ha dei fari ormai bruciati da tempo, che ripeto non sono delle semplici lampadine, ma sono proprio, c'è tutto il corpo luminoso da andare a sostituire all'esterno del palazzetto dello sport. Ne approfitto, stante la domanda riguardo gli impianti sportivi, per annunciare che sono state aperte le buste e abbiamo affidato gli impianti sportivi di Cavagnolo per la prima volta con una gestione quinquennale degli impianti stessi ad associazioni locali che hanno presentato un'offerta congrua, e quindi adesso so che sono in fase di verbalizzazione del tutto, forse ho anticipato già qualcosa ma va bene lo stesso, anche perché le offerte erano singole, ed è motivo di grande soddisfazione essere arrivati e tra l'altro anche aver dato seguito a quanto già garantito questo consiglio l'anno scorso, quando avevamo affidato giustamente in modo provvisorio alla società sportiva Amici di Lauriano il campo da calcio. Siamo arrivati ora ad aver emesso
pubblicato due bandi praticamente gemelli per i due impianti sportivi con le medesime condizioni, se non gli importi dell'offerta economica, e arriviamo adesso con la modalità, la procedura corretta per affidare degli impianti sportivi e avere due associazioni ampiamente legittimate e titolate a gestire degli impianti, quindi a fare anche degli investimenti e quindi a procedere in una corretta gestione e sviluppo dell'attività sportiva educativa per i giovani soprattutto, ma non solo, a Cavagnolo. Quindi siamo davvero molto contenti di questo. Abbiamo fatto 5 anni, così scavalchiamo anche un pochettino il mandato, in modo tale che lasciamo anche qualcosa di impostato a chi verrà dopo di noi, e crediamo che sia questa una modalità di buona amministrazione e politica responsabile. Grazie, ci sono altri interventi sul punto? Capogruppo Gero, prego. Sì, grazie. Giustamente il sindaco pensava che andassimo più nei dettagli, però se c'è stato un errore di riporto di un valore dall'anno precedente nei residui, in qualche modo si è dovuto correggere. No, sono contento che abbia riuscito. No, se Ne prendiamo atto, e sicuramente sarà anche la motivazione per cui i lavori sono fermi attualmente, e speriamo, almeno si sperava, che questi lavori concludessero per la festa patronale. L'ultima a morire, è vero, hanno 6 mesi di tempo, però quasi tre quarti sono già andati, e va bene. Grazie. Grazie Capogruppo Gero. Il sindaco vuole replicare, prego. Oltre alla speranza di vedere conclusi i lavori nel più breve tempo possibile, possibilmente per la patronale, ci poniamo questo obiettivo, c'è anche il gran sollievo di poterli pagare con questa delibera. Quindi capisco il disagio per i lavori rallentati, ma il controcanto è la possibilità di poter ovviamente assolvere agli impegni previsti nel modo più corretto e giusto. Infatti da domani e dopodomani ci sarà il pagamento del primo SALT, che quindi, giusto, ho detto giusto la sigla, SALT è un'altra cosa, SAL, quindi il primo stato di avanzamento lavori, che è già stato quantificato e che quindi consentirà anche alla ditta di avere un po' più di brio nel proseguire i lavori. Grazie. Grazie, se non ci sono altri interventi poniamo in votazione la delibera per alzata di mano. Chi esprime parere favorevole? Parere contrario? Nessuno? Chi si astiene? Consiglieri? Cogiero detto. Ultimo punto all'ordine del giorno, approvazione del regolamento edilizio. Il Consiglio approva la delibera, ovviamente. Sì, forse il Presidente. Esatto, sì. Infatti. Guardavo, sì. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Chi esprime parere favorevole? Unanimità. Anche sull'immediata eseguibilità. Questa è anche loro. Sì, a favore. Unanimità. No, prima erano astenuti. Unanimità invece sull'immediata eseguibilità. Bravo. Okay. No, giusto. Una forma. Punto numero 6, approvazione del regolamento edilizio ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge regionale 19/1999. Il Consiglio Comunale, vista l'intesa sancita il 20 ottobre 2016 in sede di conferenza unificata tra Governo, Regioni e Comuni, con cui è stato adottato lo schema di regolamento edilizio tipo e i relativi allegati che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, visto l'articolo 3 della legge regionale 19 del 1999 che disciplina il regolamento edilizio tipo e i regolamenti edilizi comunali, vista la delibera di Consiglio Comunale Consiglio Regionale numero 247 45 856 del 28 novembre 2017,
recepimento dell'intesa tra Governo, Regioni e Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo, in sensi dell'articolo 4,1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 numero 380 e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale, che prevede che i comuni provvedano ad adeguare i propri regolamenti edilizi al regolamento edilizio tipo regionale entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul bullettino ufficiale della Regione, vista la legge regionale 77 numero 56, tutela ed uso del suolo, acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio interessato, in sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, dando atto che nella fattispecie non necessita il parere di regolarità contabile, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene effettuata in forma palese, procediamo dopo però alla votazione, e propone di approvare, ai sensi dell'articolo 3,3 della legge regionale 99 numero 19, il regolamento edilizio comunale allegato che costituisce parte integrante del presente atto, di dare atto che il regolamento è composto da parte prima, principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia, capo 1, le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi, capo 2, disposizioni regolamentari generali in materia edilizia, parte seconda, disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia, allegato 1, parametri ed indici edilizi ed urbanistici vigenti fino all'adeguamento del piano regionale regolatore generale comunale. Di dichiarare che il presente regolamento edilizio è conforme al regolamento edilizio tipo regionale, approvato con DCR 247-45-856 del 28 novembre 2017. Quindi in realtà si è resa necessaria l'approvazione di questo regolamento perché la legge base 19 del 1999 è stata modificata recentemente con la legge regionale 16 del 2017 e poi con la delibera di consiglio regionale che abbiamo citato è stato adottato un nuovo regolamento tipo. Quindi qui ci sono di fatto tutti gli adeguamenti al nuovo regolamento tipo. Vi segnalo anche per quanto riguarda l'ultimo capoverso che vedete in delibera che è stata modificata la disposizione per quanto riguarda la pubblicazione, per cui la deliberazione che andremo ad approvare diventa esecutiva e assume efficacia con la pubblicazione per estratto sull'albo pretorio online del Comune e quindi anche la prima parte, le parole, non sul bollettino ufficiale, quindi solo sull'albo pretorio online, a differenza di quello che è indicato in delibera. Quindi questa parte della deliberazione verrà modificata per quanto riguarda la pubblicazione. Per quanto riguarda invece proprio il merito di ciò che è stato innovato, passo la parola alla vice sindaco Alessandra Vai, che vi illustrerà quelle che sono le innovazioni. Grazie Presidente. Grazie. Allora, come già definito nel testo della delibera, ci si trova ad approvare questo nuovo regolamento edilizio in ottemperanza alla DCR 247, che va a sostituire il regolamento edilizio previsto dalla DCR 548 del 1999. L'approvazione del regolamento edilizio era stata fissata per il 3 luglio 2018, quindi siamo nei termini prescritti, anzi per meglio specificare, con una recente DCR del 21 giugno sono stati prorogati i termini di ulteriori 150 giorni, quindi abbiamo rispettato pienamente i tempi. Il nuovo regolamento edilizio è composto di due parti, la prima parte dove ci sono appunto i principi generali e la disciplina generale dell'attività edilizia. Nel capo primo ci sono le definizioni dei parametri edilizi che sono uniformi per tutti i comuni afferenti alla Regione Piemonte e il capo secondo le disposizioni regolamentari generali in materia edilizia sostanzialmente riassumono sia le disposizioni nazionali che disposizioni regionali in materia edilizia con l'elenco di tutte le norme appunto nazionali e regionali. Nella parte seconda invece ci sono le specifiche disposizioni regolamentari comunali, quindi gli articoli su cui l'amministrazione comunale e l'ufficio tecnico è intervenuto in forma più specifica, andando a
inserire le informazioni presenti nel regolamento edilizio vigente all'interno degli articoli del nuovo regolamento edilizio. Una specifica importante sono gli articoli vincolanti della parte seconda, che sono gli articoli 49 e 102, rispettivamente afferenti al certificato di destinazione urbanistica e la ricarica dei veicoli elettrici, che è un dispositivo previsto ai sensi dell'articolo 4 del DPR 380 del 2001. La parte più importante però è il titolo quinto, gli articoli 136 e 137, nello specifico l'articolo 137 che recita al capo primo: fino all'adeguamento previsto dall'articolo 12,5 della legge regionale 19.1999, in luogo della definizione di cui è la parte prima capo primo, le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi, continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento. Questa norma transitoria è molto importante perché ci consente di approvare il regolamento edilizio ma di non andare a modificare le definizioni parametriche e dimensionali presenti all'interno del piano regolatore vigente. Nel momento in cui si deciderà di agire sul piano regolatore vigente con una variante generale o una revisione completa dello strumento urbanistico, si dovranno adottare le definizioni presenti nel capo primo, nella parte prima, capo prima, e quindi si dovranno adeguare di conseguenza i parametri urbanistici dello strumento urbanistico. Sostanzialmente. Grazie Vice Sindaco Vai per l'illustrazione. Ci sono interventi sull'argomento? Domande? Prego, capogruppo Gero. Grazie. Quindi, riassumendo, si è preso il regolamento tipo regionale, siamo andati ad integrare quello che era prima il vecchio regolamento comunale in questo nuovo regolamento ed è uscito il nuovo regolamento edilizio, senza fare nessuna variazione, perché solo a seguito di un'approvazione di un nuovo piano regolatore verranno fatte delle variazioni. Delle specifiche soprattutto nella parte seconda. Che è specifico del comune. Esatto, la parte prima invece viene la parte standard, assimilata così com'è, non possono essere fatte modifiche alle definizioni che vengono fornite nel regolamento edilizio, proprio perché ci deve essere un'informazione tra i vari enti. Ha accennato riguardo ai punti di ricarica delle vetture elettriche. Sì, fanno riferimento però a interventi edilizi specifici di natura non residenziale, oltre i 500 metri quadri, che devono prevedere appunto delle punti di allaccio per i veicoli elettrici e spazi parcheggio non inferiori al 20% rispetto ai parcheggi totali. Però, come dicevo, è un intervento molto specifico di natura non residenziale e viene specificata perché è un... è necessario perché venga applicato il titolo abilitativo, altrimenti non è eseguibile. Grazie per la risposta. Vorrei solo tornare indietro nella proposta di delibera precedente. C'era un errore sul numero della strada. Il Presidente ha detto 529 invece 590. Visto che dovete modificare qualche cosa. Un errore di battitura, prima di pubblicare si corregge. La nostra dichiarazione di voto è favorevole perché è un regolamento tipo, quindi non introduciamo nulla di nuovo, di specifico nel comune. Grazie. Grazie per l'intervento, ci sono altri interventi sul punto? Ora poniamo in votazione l'approvazione del regolamento edilizio per alzata di mano. Chi esprime parere favorevole? All'unanimità il Consiglio approva. No, non c'è l'immediata eseguibilità nella delibera. Controllo, ma no, anche perché c'è la pubblicazione in base alla correzione che abbiamo segnalato. Ok, il Consiglio chiude.
alle ore 10:15, anzi 22:15.